Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video! Io sono Xuder e io sono la Pami. E anche oggi ragazzi siamo in Romagna, Ponzipero. Ci facciamo le vacanze. Sei contenta? Meno male. Meno male che ci sono anche le belle giornate. Meno male anche quello, veramente bellissimo, ragazzi. Qua la Romagna è uno spettacolo. Uno spettacolo. Il sabbione che viene su col sabbione. Ma a me non mi interessa perché io ho la piscina. Ah, tu c'hai la piscina. Ma tu pisci in piscina? Anche. No, che schifo, non me lo dire, che allora io non vengo a fare il bagno. Allora ragazzi, oggi siamo ancora nella quarta puntata, quarto giorno dedicato alle 2v2 con la Pami. Ovviamente so che i ragazzi ce lo chiedevano e quindi abbiamo detto ciao, andiamo a fargli un po' di video sulle 2v2. Ovviamente i deck sono sempre diversi ragazzi, e parlando di deck, eccolo qua oggi il mio deck ragazzi: Boscaiolo, Fuorilegge, Fireball, Baby Dragon, Zap, Peccone, Mago Elettrico e Tronco, mentre la Pami andrà a giocare con Sgherri, Minatore, Cucciolo di Drago, Zap, Doppia Strega. Scusa, quello non ti ricordi come si chiama? Doppia Strega, Spiritello del Ghiaccio e Mega Sgherro. Grande, Mega Sgherro. Brava, Mega Sgherro. Meno male, dammi un beso, va là. Allora amore mio, come funziona questo deck? Il tank ovviamente è il mio pecca. Cazzo, ma guarda le tue carte che ti sto parlando. Il tank è il mio pecca, devi proteggere il mio pecca in qualsiasi modo. Ricordati una cosa, buttandogli tutto. Il minatore amo è molto importante perché va, se lo riesci a giocare prima che il pecca passa, la torre spara sul minatore, quindi il pecca riesce a entrare. Comunque, come al solito non si capisce niente. Vai, nonno Tortellino intanto è entrato nel clan, giusto per rimanere a tema. Vedi che stai già una partita. Lo so che ce le ho sempre le partite. Cosa devo fare? Aspetta un attimo, No, aspetta, Allora, tolgo la partita e vediamo se riusciamo. Un attimo, te l'ho detto anche ieri, un attimo, non è veloce questo. Oh, yes, vai. Ok. Andiamo subito dentro, ragazzi, cattivissimo il deck. Se va bene la prima subito. Ce la dobbiamo fare. Dai, vediamo se va. Sono molto contenti loro, Anche tu loro ridono addirittura. Io c'ho già il pecca, amo. Lo gioco proprio indietrissimo. Calma, gioca qualcosa dietro il mio pecca. Gioca quello che vuoi, basta che giochi. Non devi rimanere a 10 di mana. Te lo dico se... Bene, si è messi già benissimo, amo. Tranquilla. Ci metto un mega sgherro. Aspetta, che potrebbero tirare qualche... Hai visto cosa succede se ci mettevi il mega sgherro? Adesso ce lo devi mettere, sto cazzo di mega sgherro. Dai, guardalo lì il mago zap, bene il peccone. Dobbiamo fermare il cannone, amo, prima. Io ho fatto e ho notato che tu hai fatto un'altra cosa. E lo fermi fermandolo il cannone, va bene anche il... Oh cazzo, amo, di là, ci penso io. Ho fatto ho notato, dimmelo, però parla, amo, ti prego, parla, dimmi, eloquiami. Allora, hai qualcosa che... Amo, come puoi mettere gli sgherri davanti a due draghi? Minchia, è come mettere una cotoletta davanti a un fuoco. Cosa succede? Si brucia. No, sono queste. Ho capito, piuttosto non giocare. Qualcosa. Non ho niente, cosa devo fare? Allora, ferma. Oh, Crystal, ma devi aspettare 10 di mana, lo vuoi capire? Va bene, te la proteggo la strega, Dai, col boscaiolo davanti, va bene, ci può stare. No, vedo che ovviamente non ha assolutamente senso questa giocata. Andiamo a perdere anche probabilmente la strega. Vediamo se almeno gli tira giù il cannone a rotelle. No, ovviamente no. Non fare niente. Ok, ci penso io qua. Adesso vai, cos'è che puoi giocare? No, allora non giocare niente. Ce l'hai 10. Dai, gioca qualcosa. Va bene, ci sta. Piuttosto non sei sicura, gioca dove sto giocando io il drago. Se non sei sicura, gioca indietro. Non ti preoccupare, non succede niente. Tranquilla. Ce l'hai una palla di fuoco? No, vero? Ci penso io a tirarla. Puttanazza, quante ne... Dai, tiragli il mega sgherro! Va bene. Io riparto con la fuorilegge, Brande il mega sgherro, vai che io vado con la fuorilegge. Non abbiamo fatto assolutamente... Non giocare quei cazzo di sgherri a caso, ti prego! No, li hai buttati a caso. Aspetta un attimo. No. Ma dai, fermiamo almeno il cannoncino, ok? Devo giocare giù il peccone velocemente anche. Ok, il peccone è giù, amo, dai.
Dai, va bene, brava, brava. Orco Giuda, due streghe ha messo questi animali. Aspetta, vai così, vai così. Poi me lo spieghi quel miner giocato lì, eh. Ok, la zap, ok, la zap. Va bene, va bene, va bene. 1060, non ce la facciamo, non ce la facciamo. La prima la perdiamo sempre, la prima la perdiamo sempre. Purtroppo è così, lo so che... No, non è un brutto deck, sei te che mi giochi cazzo gli sgherri sui draghi, figa puttanazza. Lo sai che non puoi giocare gli sgherri sui draghi, dai. Dai. Vediamo. Smettila, smettila. Smettila, come facciamo a far vedere i ragazzi che giochiamo no, se perdiamo? Allora, se non so giocare. Dai, mandami un'altra partita. Ah, Crystal, non dire sempre non so giocare che te ma fai venire il nervoso. È la verità. Non è la verità, se non sapessi giocare prenderesti il telefono al contrario. Dai, per favore. Allora, gioca tu, io cerco di seguirti. Mi raccomando, non buttare le truppe a caso. Non urlarmi, sennò ti tiro il telefono in faccia. Va bene. Allora. Vai. Io apro con un mago elettrico, cicci più franco, ragazzi. Non mi dire quello che fai, fai quello che vuoi, perché ho già capito che sennò ti metto l'ansia e non riesci a capire come giocare. Gioca come te la senti che sei capace a giocare le 2v2. Vai, vai come te la senti. Avanti con il tronco, riesco a troncare tutto, ragazzi. Bene l'ingresso, già subito molto aggressivo. Molto aggressivo, ma loro ci hanno praticamente tirato giù tutto. Ci hanno praticamente girato giù tutto. Riusciamo a fermare la strega notturna, ma non so bene cosa fare contro quelle quattro truppe che si stanno avvicinando con una prepotenza e velocità veramente degne di piloti da Formula 1. Andiamo a tirare una bella fireball. Ok, puliamo, ok, puliamo. Oh, bene il cimitero, giocato con la strega. Vediamo se riesco a proteggere Log Rider. Bravissima, bravissima proprio. Il mega sgherro sopra. Eccezionale come giocata, eccezionale come giocata. Parto col boscaiolo, parto col boscaiolo davanti al mega sgherro. Dai che buona, dai che buona. Dai che buona. Vediamo se va, vediamo se va. Va benissimo, va benissimo. Dai che c'è la furia, dai che c'è la furia. Mega sgarro è partito a livello 9. Partito, è partito, è partito. 1, 2. Perfetto, perfetto. Siamo sopra, siamo sopra di brutto. Brava, brava. Bello quel cucciolo. Qua ci penso io. Minchia, non ci ho pensato per niente. Non ci ho pensato. È sceso tardissimo il mago. È sceso tardissimo il mago. Mamma mia, che lentezza nella discesa del mago, ragazzi. Super lento, super lento. Strega notturna per lei. Vediamo se ho tempo di giocare il peccone. Sarebbe veramente una figata metterglielo davanti, ma la vedo grigia. Forse ce la faccio. Forse ce la faccio. Non ce la faccio. Quindi niente da fare. Sono obbligato a giocarlo molto indietro. Sono obbligato a giocarlo molto indietro. Va bene, tu che metti la strega e vado di pecca centrale. Brava. Questo fa male, amo. Questo attacco fa male, amo. Questo attacco fa male, amo. Vai con la fireball. Vai con la fireball anche sui pipistrelli. Bene, dai, dai. Tira via il moschettiere. Tira via quel cazzo di moschettiere. Peccato, peccato, peccato. Era buona. Era brava. Il miner mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Era quasi buona. Era quasi buona. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Andiamo. Oh, cazzo. Preoccupati invece. Va bene col mega sgherro. Perfetto. Via anche gli spiriti. Siamo difesi. Siamo difesi abbastanza bene. Abbastanza bene. Mago zap, glielo metto sopra, riusciamo a difendere la torre. Il boscaiolo, peccato che non riusciamo a sfruttare nulla. No, 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 c'è il mago, non ti serve la zap, non ti serve. Avanti con la fuorilegge, avanti con la fuorilegge davanti al mago. Va bene, brava, brava. L'avrei giocato due quadrati più indietro, magari riusciamo a mettere davanti il pecca. Qua ci serve un drago, qua ci serve un drago e una strega. Ci sta la strega, assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, vado a tirare via quel casino che si sta formando di là. Ecco, adesso c'han senso i tuoi sgherri, brava, bravissima, bravissima. Boscaiolo sul Log Rider, brava. Andiamo a zappare i suoi spiriti, ok. Che fatica, che fatica. No, 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 il Maio deve metterlo sulle sue truppe, non là in fondo. Minchiamo, abbiamo la torre 300. E andiamo a perdere anche la seconda partita, cazzolina, merdina, cazzina. Dai, facciamo l'ultimo, non possiamo perderne due oggi. Dai, oggi perderne due, no, vai. Mandami l'amichevole, dai che hai capito come farlo funzionare, amo. Dai, dai che hai capito come farlo funzionare, amo. Ah, si è bloccato, allora vi chiedo scusa. Non avete visto che è stata persa la partita, fa niente, vai. Mandami l'amichevole, facciamo l'ultima per oggi. Dai, non possiamo perderne due. Dai. Però hai giocato bene, hai giocato bene, puoi giocare bene, dai. Un pollicione in su anche per me, super pollicione in su anche per me, amo, aprirò dietro, ok, lo metto qua, metti il mega sgherro, metti qualcosa se ce l'ha, va bene, anche la strega ci sta, assolutamente perfetto questo attacco, non giocare nulla finché non giocano loro, ok, easy. Easy, 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 fireball e tronco sul mortaio, tronco anche per loro.
Benissimo, la strega che va sul mortaio, eccezionale. Vai a proteggere, vai a proteggerlo. Amo, però cazzolino, lo cos'è, devi proteggere. Proteggere? Ma figa, il pack che è a metà vita, amo. Cos'è che devo proteggere? Le banane dello zio Tom. Minchia. Ma ci ho fatto dei da soli. Ma no, ma se no. Devi rompere il cazzo così. Ma vedi che c'è un pack a metà vita. Ma vedi parlare. Che c'è un pack a metà vita, cazzolina, cosa fai? Non cosa me ne fai? Frega. Non me ne frega, invece te ne deve fregare, te ne deve. Guarda cosa succede, se proteggevi il pack andava giù la torre, invece adesso hanno un culo così, ci fanno. Porca puttana. Vediamo di riuscire a fare qualcosa, almeno sul suo Ogrider. Intanto c'è il mortaio che tranquillamente sta tirando pietre su pietre, su pietre su pietre. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con almeno il Mega Sgherro. Ovviamente no, ovviamente no. Dai, gioca ancora qualcosa, dai, butta giù ancora qualcosa, già che ci sei. Hai veramente giocato alla strega. Non riesco a capire, non riesco a capire, io non riesco a capire, ragazzi. Proviamoci, proviamoci, proviamoci di nuovo. Col peccone da dietro, vediamo se riusciamo a far ciclare le carte. 1 minuto e 27, si può fare ancora. Si può fare ancora. Peccone dietro, vai amo, vai amo. No, aspetta. Sì, sì, devi arrivare a 10. Era un'incitazione, non era un vai amo per dirti che devi giocare. Era un'incitazione, un incitamento, quello che sia. Va bene, mi piace il doppio drago, mi piace il doppio drago. Non mi piace però il fulmine di merda, quello non mi piace per niente. L'hai tirata a casa, c'ho quella palletta. No, quella palletta del cazzo, ha preso la sua torre, ha preso il mortaio. Però vedo che non siamo riusciti a proteggere neanche adesso il peccone. Quindi ovviamente non entra, non entra, ragazzi. Le bruttissime situa a vedere ciò che sta per succedere sulla sinistra. Noi ovviamente a 47 secondi ci caschiamo come dei ciula a giocarli tutto dietro. Lei addirittura apre con un miner davanti alla torre. Avevo messo l'altra cosa. Però ti è uscito un miner, chissà com'è possibile. Niente, andiamo a perdere anche questa partita. Ovviamente ragazzi, non c'è veramente nulla da fare in 30 secondi. A meno che tu non hai modo di fermare quel mortaio. Forse è buono però, forse è buono. Dobbiamo spingere tutto di qua, inutile. Figli di puttana che possono veramente cagarsi addosso dalla merda. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. 21 secondi, niente, niente da fare. Niente da fare, andiamo a perdere anche la terza partita per questo video, ragazzi. Andiamo a perdere anche la terza partita. Non ci possiamo assolutamente fare un cazzino di niente. Questi deck probabilmente non vanno giocati così assieme, non funzionano. E quindi io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, per averci seguito anche oggi. Ci dispiace che abbiamo fatto una pessima, pessima figura. Quindi per andare a farci perdonare regaleremo coni gelato alla fragola albina a tutti. Quindi ragazzi, per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e vi mando un saluto grande. Ciao! Ciao! Ciao. Dai, saluta bene! Ciao! Mamma mia!